non mi fido, ora ci abbiamo chiarito, vorrei non litigare. Di sera, cioè, a mezzanotte, sì, che ti ho fermato, ho detto brava, brava, è la mia prima. E non ancora si sapeva è nulla, vero, del premio che ti hanno assegnato direttamente da Venezia. Io mi accomodo. E certo, devi, ben arrivata Micaela. Grazie, sì, ci siamo incrociate. Felicità. Beh, sì. Il titolo è una parola importante. Sì, è una parola che in genere nominiamo tantissime volte al giorno, la vogliamo, la rincorriamo, che la felicità dura un attimo, l'infelicità dura più a lungo, quando arriva bisogna tenersela stretta, proteggerla, curarla, nutrirla. Mi piaceva un titolo così, felicità, senza articolo davanti, che raccontasse anche l'infelicità di alcuni personaggi, di una famiglia, di un amore tossico, di un percorso psichiatrico, anche per far sentire meno solo lo spettatore in questo momento sta passando delle difficoltà. Quindi per me la felicità di buon auspicio è la speranza che ha e che porta questo film nei personaggi. Approfitto di Iari. Iari è un ragazzo che da quando ha 6 anni è fissato con le parole ed è così bello vedere un ragazzo di 20 anni che studia le parole da dove arrivano. Felicità, Iari. Bellissima, io voglio dare al pubblico che ci sta seguendo tutto questo entusiasmo, perché felicità deriva da una radice molto antica, fe, che indica l'abbondanza, ma io vi dirò di più perché è una bellissima chicca, perché in Grecia, nell'antica Grecia, la felicità era l'eudaimonia. Guarda, che bello! Guarda che tatuaggio ha! Eudaimonia. Fallo vedere. Eudaimonia, dov'è la... Eudaimonia di fronte qua a te? Non lo allora, so, qui ci vuole un dolly dall'alto. In ma non lo sapeva, Iari! Infatti non lo sapevo, ma è una bellissima coincidenza, perché in Grecia l'eudaimonia era la felicità, che è composta dalla particella eu, che è il bene, sì, e daimon, ossia il demone. Quindi la felicità è essere animati da uno spirito benevolo, buono. Ecco. E questa è sicuramente l'occasione, sì, per ricordarlo. Eh sì, perché poi è il percorso che si fa per arrivare alla felicità, che è quello che è difficile. Posso vedere un'anticipazione del film? Questo film per la prima volta, Micaela Ramazzotti, protagonista, ma è alla regia. Quindi pensate, e anche alla sceneggiatrice, cioè, quindi praticamente ha fatto un super lavoro che è stato molto apprezzato a Venezia e che da domani tutti possiamo andare a vederla al cinema. Guardiamo. Buon Natale. Grazie. Quindi ti hanno fatto una diagnosi di dislessia, che anche il nostro secondogenito lo è. Ed è anche disortografico. Mi dispiace, mannaggia. No, perché a me la diagnosi me l'ha fatta Bruno. Lui sa tutto di tutto. Mi corregge, mi regala i libri. Che poi io, boh, vabbè, lasciamo stare. È istruito. Vabbè, allora bisogna fare un brindisi a Bruno, che è anche un logopedista. Tanti auguri, buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Auguri. Cin cin. Ciao, professore. Mi porti per favore, sì, i crostini? Tua madre resta sempre in Salento? Sì, lei se ne sta con la sorella, giocano a Trivial. E tu, Desiree, la famiglia ce l'hai fuori? Ma fuori del brutto, professore. Ma fuori del brutto, professore. Felicità, da domani al cinema. Ed è felicità quella, sì, che sicuramente Michele ha provato quando è stata premiata a Venezia. Sì. E qui abbiamo un tritavolte, dove tu dovrai tritare quella volta non buona o che comunque tieni quella che è stata migliore dell'altra. C'è una Micaela ragazza e poi ci sono degli album così, fotografici. Ah, sì? Vado? Cosa tieni e cosa butti? Eh no, qui devo mettere quello che butto. Cosa butto? Questo. Questo? Sì, sì. Perché lo vediamo tutto storto? Paura. Ora me lo fai bloccare, Michela, me lo fai bloccare. Mi è voluta in trasmissione. Cioè, attenzione. Tieni questa. Eccola. Ma stavo per un attimo stavo mettendo questo, invece no. Eccola. Ci teniamo le ragazze? Sì, sì, sì. Questa foto ha una storia importante. Perché, questa foto proprio? Sì. Sì, perché è una foto che mi ha fatto un fotografo, ero a Rimini o Riccione, non ricordo, in vacanza con i miei genitori, avevo 11 anni e questa foto l'ho ritrovata, mi ha scattato questa foto in strada, poi mia mamma l'ha ritirata nei negozi, usava così un tempo fa.
E poi l'ho ritrovata negli album fotografici, ho preso una busta da lettera, l'ho spedita ad un giornaletto e di fotoromanzi, perché li leggevo mia nonna, e quel giornaletto mi ha richiamata per fare i fotoromanzi. È da questa foto che è nato tutto, questa è la volta buona di quella ragazza lì, bambina. Ti emoziona questa cosa? Beh, sai che cosa? Che ero determinata. Senza dire niente a nessuno, ho preso e ho fatto. Io ho mandato, ho detto se mi chiamano ci vado, se non mi chiamano va bene. Alcune volte le volte buone le devi afferrare, le devi volere, sì. Devi essere determinata, perché non sempre trovi qualcuno che ti dice vai, ce la puoi fare. È vero, e invece me lo sono detto da sola. Hai fatto bene, Michele, ci hai visto bene, scusa. Cioè, no, perché se aspetti qualcuno che ti incoraggia, guarda, ho preso e l'ho mandato da sola. Non lo dire a me. E a quel punto però arrivano piano piano tanti successi fino ad arrivare appunto al tuo film Felicità. Quando però abbiamo letto questo titolo abbiamo pensato che ci sono tantissime canzoni con questo titolo, Felicità. Sì, sì. Tante. Pieno. La tua preferita? Felicità tattà della Carrà. Guarda come partiamo, come siamo bravi! No, guardate, è una coincidenza. Io sono qua. L'orchestra c'è. Felicità, tanta l'accento sulla pace. Donna felicità, non ha l'amore. Donna felicità, lo vuol trovare. Glielo troveremo noi. Chi vuole coltivare la sua rosa. E la felicità, io so dove sta. Felicità, su quale treno della notte passerà, lo so che passerai e come sempre in fretta non ti fermi. Benissimo, Michela Ramazzotti, da domani al cinema con Felicità. Ci siamo divertiti a trovare delle frasi scritte a proposito della felicità e dovrei essere tu a dirmi chi l'ha detta, chi l'ha scritta. Oh, mamma mia. Non ti preoccupare, ci sono varie opzioni. Ok. Quando andai a scuola mi domandarono come volessi essere da grande. Lo scrissi, felice. Mi dissero che non avevo capito il compito. Ditemi quando siamo pronti in regia, perché qui stanno per arrivare le varie scelte. Io dissi loro che non avevano capito la vita. Chi l'ha detto? Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, o George Harrison? John Lennon. È John Lennon? Sì, sì. Sì, Michela è convinta. È John Lennon? È John Lennon, sì, lo so pure io. E quindi è John Lennon. Lo sappiamo no, noi. Cioè, su questa neanche mi farei finire di leggerla. Dicono che il denaro non dia la felicità. Ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che sulla carrozza di un metrò. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. E allora l'ultimo. Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro. Ogni famiglia è infelice a modo suo. Shakespeare, Woody Allen, Hugo, no. Tolstoi o Italo Calvino? Oddio, Woody Allen ho detto.
No, non è Woody Allen, è Tolstoi. È Tolstoi. Questo è tanto vero. Ma può fare i quiz in televisione. Ah, davvero? Fantastico. Ci sono stati momenti di grande felicità? Certo, certo. A Venezia, guarda, ce l'ho proprio, me la sto trascinando dietro. Ma come funziona? Te lo dicono prima, lo sai lì per guarda, lì? Guarda, io, allora, ti racconto. Ecco, è successo proprio così. Io ero a Milano, al Fuori Cinema, venivo da Venezia, da altre promozioni. Ci stiamo vedendo intanto, ecco, la consegna del premio, meravigliosa. E a un certo punto, la mattina, verso mezzogiorno, ero a Milano, ho detto voglio fare un weekend milanese, così voglio andare a visitare un museo, andare al cinema. Invece alle 12 mi hanno chiamato. Spostiamoci da Venezia, mi sembra una buona idea. Alle 12 mi hanno chiamato e mi hanno detto, Michele hai vinto il premio del pubblico. Io ho vinto, ho fatto così. Aspettate, in camera, aspetta, no, che torniamo in studio. Ti sei alzata? Ah, ho vinto. E io ho vinto il premio. Ho vinto il premio del pubblico. Ma io ho vinto, quindi ho vinto il premio, ho vinto il premio. Mi chiamano, amiche, devi scendere che se non il treno lo perdi, il premio non te lo danno. Capito? E io quindi mi sono infilata su questo treno, il treno della felicità, il treno è molto simbolico, io lo metto anche, è una parola ricorrente nel mio film, l'hai preso il treno, devi prendere il treno, che dice Max Tortora, il treno l'ho preso e giravo da 10 giorni con questo abito che era un cencio nella mia bianco, che io me l'ero fatto fare per un red carpet in più. Ho detto sia mai vado a vedere il film di Polanski, sto a Venezia, e invece questo abito era per questo red carpet del premio, questa è una coincidenza stranissima. È stranissimo anche che eri su un treno, anche quella è stata molto strana, e tu prima di arrivare alla regia però hai avuto tantissimi film come protagonista, anche non protagonista di successo, con dei registi meravigliosi. Sì. Voi non mi tradirete mai, vero? Te lo sai chi sono io? Quella che stava dietro al pianto. Hai presente quando ti prude la schiena? Quella sono io che ti fa il solletico. Mi prude la sera. Vuol dire che la sera ti penso di più. Paola. Ma che stai a fare? Perché sei tornata a Roma? No, sto ancora a Napoli. Lui è Nunzio, il mio ragazzo. Lui è Paolo. Piacere, Nunzio. Hai da accendere per caso? Sì. Come diceva Coso, quello russo, Chekhov, qualcosa dalla vita reale di ogni giorno, senza trama e senza finale. Grazie, meravigliosi. Film a cui sono molto legata. Ed era tua figlia? Sì, ho fatto. Partorito in un film, si dice così, no, invece il personaggio era incinta nel film, dovevano girare il parto di una donna insomma, che faceva questo regalo al cinema, e dato che ero incinta un po' di mesi prima di girare quel film, ho preferito fare il mio parto, così è andata naturalmente, poi ho detto anche una battuta, è femmina, pensa te. Attrice vera dentro, diciamo, da sempre. Che ho anticipato quello che adesso succede sui social, ho fatto 11 anni fa quasi. Prima ancora c'era stato un altro figlio però. Sì, Jacopo è figlio della prima cosa bella. Ti stanno avvicinando all'adolescenza, lo sì, sai, vero? Sì. Sei pronta? Ma sono sempre pronta, noi mamme per tutta la vita dobbiamo essere pronte, perché è così. Poi però bisogna lasciarli andare, l'arco, freccia, e mandarli il più lontano possibile. E chissà se lì c'è la felicità o la paura di lasciarli andare. Felicità per loro,
Le paure nostre teniamocele per noi, se no le trasferiamo ai nostri figli. Allora Michela, abbiamo tenuto la Michela bambina, la Michela che da sola sì. manda questa foto meravigliosa per un giornale, per fare poi fotoromanzi ed è stata la tua sì. volta buona. Ma se io ti dico Carlo Vanzini e Pupi Avati, chi triti? Oddio, mi fate mannaggia. Lo so, devi. Mannaggia, però. Allora, intanto, allora, Carlo, voglio bene. Ricordiamo Carlo perché ho fatto con lui un film Vacanze di Natale 2000 ed è stato molto divertente farlo, conobbi grandi artisti come Massimo Boldi e Christian De Sica. E poi tutti l'hanno amato e come regista, amato tutti, voi attori, non c'è un attore bene. Che non riesce a dire delle cose sì. bellissime di Carlo Vanzina. Sì. Però io devo, mannaggia, è brutto però, che devo tritare Carlo, no, però possiamo metterlo qua. Lo mettiamo dai. Qui e teniamo più avanti sì. perché è stata la tua volta buona nel sì, cinema. Sì, sì. È vero avanti. Che ti ha, passatemi il termine, insultata per farti arrivare nel personaggio. Allora, il grande maestro Pupi Avati, un applauso a Pupi che tanto mi sta guardando. Ciao Pupi, ci siamo sentiti poco fa mi ha chiamato. Ah. Per farmi i complimenti del Leone, quindi ci siamo sentiti proprio adesso, mi ha detto ce l'hai fatta, e io ho detto sì Pupi. Allora lui mi ha messo davanti alla macchina presa in un film che si chiama La Via degli Angeli, dove io ero poco più che una ragazzetta, avrò avuto 16-17 anni, e mi mise all'interno di un teatro dove io dovevo, facevo parte di una scenografia, e però dovevo fare una coreografia con una bicicletta ferma, che però dovevo muovere praticamente, la bicicletta che era fissata, però pedalando si muoveva un'elica, dovevo contemporaneamente suonare una trombetta, primo film, e, con un laccetto muovere delle ali di farfalla dietro, e ho detto allora... E niente più dire qualcosa così, a un certo punto suonavo la trombetta, le ali che cosa, l'elica che girava, stop, chi è qui? Sta! Michela non sa figliera! Ma non sa fare nulla! Cacciatela via! Gli ho detto, oddio, io tutta rosa, tutto buio, ti prego, io è la prima volta. E da lì poi mi ha richiamato, è stato mio maestro. Per matrimonio? Sì, per il film con Cremonini, Il cuore grande delle ragazze, e poi per la serie Un matrimonio. E poi, beh, insomma, gli avete girato tanto, no? Abbiamo una girato serie, quanti mesi? 7 mesi a Cinecittà, è stato un lungo impegno. Pupi, gli voglio un grande bene, un grande affetto, e mi ha insegnato tantissime cose. Ti ha spronato cose. Dicendoti non sai fare niente, invece no, Ramazzotti sa fare tanto, era proprio una... È bello perché è irriverente ed era sincero in quel momento. Lo vogliamo tritare per quella cosa che ti ha detto? Ma gli vogliamo dare così? Lo vogliamo tritare? Facciamo lavorare la macchina della volta macchina. Buona, vai! Ciao! No. E vogliamo salutare Michela Ramazzotti che invece canta e ha cantato con Gianni Morandi. Ma te lo ricordi? Eri una pupa. Eri con Gianni incinta, Morandi, lui alla chitarra, una canzone romanesca, ispirata a Rugantina. Ciumachella. Ciumachella di Trastevere. Ciumachella di Trastevere. Eccola là, mannaggia. Prima volta che canti? Sì, attenzione allora, parto dai, io con la chitarra. No, parti tu. Ciumachella, ciumachella di Trastevere. Che miracolo che ha fatto mamma tua, ha creato non plus ultra d'armonia. Ciumachella, ciumachella de Roma mia, se un pittore te volesse pitturare, butta tutti i pennelli e sta a guardare. Michela Ramazzotti, da domani al cinema con Felicità. Grazie Michela, grazie, di essere venuta. Grazie. E grazie, ti lascio le tue due volte buone. Grazie. Michela Ramazzotti. Un bacio a tutti voi. Un bacio ragazzi. Come ridere di niente, masticare.